Brevissimamente, Presidente, l'ordine del giorno è un documento che abbiamo condiviso all'interno della seduta di commissione nella quale è stato appunto espresso il parere, anche alla presenza del municipio all'interno del quale è destinato l'intervento di cui stiamo parlando. Si tratta di garantire e consentire che prima di tutto anche in quella che sarà poi la successiva convenzione e soprattutto tutte le opere pubbliche dovranno essere realizzate relativa a questo intervento, dovrà esserci ovviamente la partecipazione del municipio, come già all'interno della delibera se ne dà atto per quanto riguarda una parte delle opere, e ovviamente per tutti quei contributi economici, risorse economiche che sono poi destinate, come sappiamo, per questo tipo di interventi alla realizzazione di opere pubbliche, anche qui la partecipazione del municipio di riferimento, e quindi in questo caso è il municipio settimo, per fare in modo che le opere che dovranno poi essere realizzate, in questo caso da Roma Capitale, potranno appunto essere aderenti alle esigenze e alle necessità dei cittadini e del territorio. Si tratta di una linea politica che io ritengo sia corretta. Come Movimento 5 Stelle sono contento che anche le altre forze politiche insomma, abbiano sottoscritto questo documento. Credo che sia un'azione diciamo, di mitigazione o comunque di adeguamento di questo intervento che possiamo fare sia per questo municipio, oggi se ne parliamo di questo, ma potrà anche essere fatto per altre tipologie di interventi, garantendo quindi che i territori possano partecipare attivamente a quelle che sono poi le decisioni legate alle opere pubbliche che verranno realizzate. Quindi questa è insomma la nostra posizione e su questo ordine del giorno. Grazie.